Buonasera. E ovviamente il nostro Luca Albieri. Buongiorno a tutti. Capisco di aver guardato troppo calcio. Quando vedo cadere una persona per strada e invece di aiutarla aspetto il replay. È bellissima, partiamo con una battuta, un aforisma del nostro amico Daniele Villa, aforista nella vita che segue l'account di Serie A per la team, è un grande amante del gioco di parole e su Twitter va fortissimo, ha tantissimi followers. Benvenuti a Professione Dilettanti, cari amici sportivi. Oggi parleremo soprattutto di quelle che sono andate bene nel weekend. Non sono tante, mi è scappato un po' il sorriso perché il calcio dilettantistico nostrano non sta vivendo un momento felicissimo, ma alcune realtà che ci fanno ben sperare ci sono in realtà, e parliamo appunto del Sant'Agostino che ha fatto l'impresa, del Reno Centese che va bene in promozione, della Coppa Arese, del giovanissimo mister Luca Marzola. Tutto questo grazie alle nostre 6 rubriche che vi presenteremo nel corso della puntata e grazie ai nostri ospiti che Elisa vi è appena presentato. Ma partiamo con la prima rubrica e direi di dare la parola alla nostra bellissima Elisa. E allora vediamo i risultati di eccellenza. Castrocaro Real San Lazzaro 2-1, Corticella San Pirana 1-1, Faenza Cervia 3-1, Faro Classe 2-3, Marignanese Bellaria 3-2, Massa Lombarda Fiericcione 3-2, Meldola Savignanese 0-0, Progresso Granamica 1-1, Sant'Agostino Rimini 1-0, Sasso Marconi Argentana 1-0. Vediamo la classifica. Rimane in testa il Sasso Marconi a 41 punti, Rimini 40, Classe 31, Progresso 30, Granamica 29, Massa Lombarda 29, 27 per Riccione, Real San Lazzaro e Faenza, 26 Savignanese e Marignanese, 24 Castrocaro, Argentana 23, Sant'Agostino 22, Corticella 18, Faro 17, Meldola 16, San Pirana 14, Bellaria 12 e chiude il Cervia a 11. Elisa, ti correggo soltanto una cosa, hai detto resta in testa Sasso Marconi, ma in realtà era Rimini ed è stato Sasso Marconi che ha battuto l'Argentana che ci è rimasta di Sasso, scusate il gioco di parole, però ha permesso ai bolognesi di andare in testa alla classifica del girone B di eccellenza, superando proprio il Rimini che rimane la stragrande favorita di questa stagione. A proposito, parlerei dell'impresa del Sant'Agostino proprio con mister Luca Forlani. Ti abbiamo messo sotto pancia allenatore, ma in realtà allenatore in attesa di nuova sistemazione, che è un po' strano visto tutti i risultati che sei riuscito ad ottenere, non ultimo, anzi ultimo in ordine cronologico di tempo per quanto riguarda la Comacchiesi, il Comacchio, anzi si chiamava Comacchio quando lo allenavi tu, salvo in promozione, ma soprattutto tutti ti ricordano anche per quella super annata con la Galeazza. Va bene che era seconda, ma non era facile, l'hai presa in corsa, poi hai praticamente sempre vinto. Luca, dopo questa presentazione, un commento su Sant'Agostino. Grazie della super presentazione, sono onorato. Sant'Agostino per me è un'ottima squadra, come sappiamo tutti, ha cambiato guida poco tempo fa. Subentrare non è mai facile perché credo che il problema maggiore sia l'aspetto motivazionale quando si subentra a stagione in corso. Poi devi capire come ha lavorato a livello fisico la squadra, come sta giocando tatticamente. Sono tutte situazioni che in questo caso Ghedini, secondo me, sta risolvendo abbastanza degnamente. La questo società Merighi, con gol di questo Merighi che insomma poteva non essere l'unico, mi dicono che è stato un super Sant'Agostino. No, ma soprattutto poi se dopo lo batti il Rimini, ecco, soprattutto insomma, contro la capolista, che è una squadra che ha fatto insomma campionati professionistici, quindi il Rimini ha tutte le caratteristiche, le credenziali per ritornare in CND. Il Sant'Agostino secondo me ha reso molto meno di quello che deve rendere questa squadra, anche perché ha dei giocatori veramente importanti e molto forti. Tra l'altro hai parlato di Ghedini, il nostro amico che salutiamo, il mister. Potevi esserci tu su quella panchina, io almeno l'ho scritto, ma non è che l'ho scritto per farti un favore o per amicizia, ma girava questa voce, lo stesso presidente Lenzi è uno dei nomi a cui abbiamo pensato. Mi sarebbe piaciuto, anzi ne sarei stato molto onorato,
stimo diversi giocatori che sono adesso nella rosa del Sant'Agostino, mi sarebbe piaciuto come avventura. Beh, è un po' facile dirlo quando hai Giuriola, quando hai Pallara, quando hai certi giocatori che hanno fatto più professionisti che i dilettanti, insomma. Ce ne sono anche altri, ti metto Iazzetta, lo stesso Fiorini che adesso sta per motivi di necessità cambiando ruolo, però ha dei giovani molto bravi, Berto è un ragazzo molto interessante. Quindi è una società che ha costruito bene la squadra, io spero che possano fare molto meglio, ecco, della prima parte del campionato. Chiederei alla regia di far vedere un attimo ancora la classifica di eccellenza Girone B, se possibile, soltanto per notare anche questa cosa, parlando di questa categoria della Sant'Agostino, che adesso è a un punto dall'Argentana, però sempre nelle zone, Argentana, d'accordo che è una partita in meno. La settimana scorsa è stata rinviata per impraticabilità del campo la sfida contro il Corticella, mentre il Sant'Agostino sta risalendo. Secondo me, mio modesto parere, quindi assolutamente opinabile, sono due squadre che non dovrebbero stare così in basso. Anche l'Argentana è fatta di ragazzi molto interessanti e per me Marchini sta facendo un ottimo lavoro. Tra l'altro c'è un rigore negato anche all'Argentana domenica, quindi poteva anche essere un pareggio contro Sasso Marconi. Sì, è una società abituata a fare quel tipo di campionato lì, quindi io credo che potrà forse nella seconda parte del campionato fare anche meglio. Ecco. Sono stati un po' penalizzati da arbitraggi un po' strani, espulsioni un po' particolari che secondo me veramente sono state stranissime, però credo che Marchini in questo momento qui stia lavorando bene sui giovani, sta lavorando bene sulla testa dei giocatori, anche se non sono dentro l'ambiente, ma credo che stia facendo molto bene, quindi credo che verrà fuori. Mi sento un po' in soggezione oggi perché sento attorno a me tanta nobiltà spallina. Abbiamo tu che hai fatto il settore giovanile, abbiamo Luca che è stato uno dei protagonisti dell'ultima stagione in Serie B e soprattutto Massimiliano Mamini, che coinvolgo chiedendo subito un commento. Stai seguendo la SPAL, stai tifando anche tu come tutti i ferraresi? Sto tifando la SPAL essendo spallino praticamente da sempre. Nel DNA. Hai vinto uno scudetto giovanile anche, ricordiamo. Ho vinto uno scudetto giovanile nell'85-86, categorie giovanissimi, e siamo diventati campioni d'Italia, quindi ho anche un ricordo indelebile che mi lega alla spalla e porto avanti questo, diciamo, questo tifo interno. Cioè, ma quante volte te lo ricordano questa cosa dello scudetto? Sempre. È un argomento che torna sempre di uso, quando ci si incontra si parla di calcio, si parla dello scudetto di quei tempi. E tu adesso stai seguendo un po' anche il calcio dilettantistico oltre ovviamente alla SPA? Sto seguendo più che altro il settore giovanile, in quanto essendo entrato nel Fruttetti di recente mi dedico molto di più al settore giovanile che al calcio dilettantistico. Pronto, prova. Però ovviamente ciao, vedere ciao. Il Sant'Agostino e l'Argentana così top nella parte destra della classifica, visto che ci manca una grande piazza dopo la SPAL, c'è un po' il deserto. Mamo, cosa ne pensi a proposito, come Luca, di Marchini, allenatore, anche lui ex pallino nell'Argentana? A me piace la figura di Davide. Davide, io me lo ricordo anche lui da piccolo, perché anche lui entrò alla SPAL quando c'ero io. E come allenatore lo conosco poco, però come persona a me è sempre piaciuto perché è stato un ragazzo sempre molto diretto e se ha mantenuto questo suo carattere nei confronti dei giocatori penso che possa ottenere dei buoni risultati. E l'Argentana merita sicuramente categorie, forse anche il CND, perché per noi, io ci ho anche giocato d'Argenta l'anno che abbiamo vinto il campionato di eccellenza. E quindi sicuramente è una piazza importante per il nostro territorio, ma anche per il calcio dilettantistico in generale. Esatto. Beh, Luca, a te tutto giusto. Tra l'altro notavo che abbiamo un mediano di fabbrica, io direi che rimane indelebile. Stammi a seguire, abbiamo un giocatore, un mediano, una
trequartista e una seconda punta come te. Oggi faremo una squadra dei piedi buoni, sicuramente. Poi un piediano buono, insomma, non... sicuramente faremo una squadra con tre ex giocatori di questo calibro qua, sicuramente di grandissima tutti qualità. Tutti ci vedresti a giocare dietro di grandissima due. Qualità sicuramente. Ma ti immagini? Sicuramente parecchi, sicuramente parecchi. Senti Luca, anche a te un commento su questa eccellenza che a parte la sconfitta d'Argentina, che ripeto poteva essere un pareggio, abbiamo il Sant'Agostino che ha fatto l'impresa con la I maiuscola. Da dove parto? Dall'Argentina? Parto da dove vuoi tu? Beh, le considerazioni che ha fatto sia Mamo che anche Luca sono considerazioni giuste. La cosa che mi sento di dire per quanto riguarda l'Argentina, mi auguro che da qua al 17 che scadono i termini, i parametri per il discorso del mercato, possano regalare qualche giocatore a Davide, perché secondo me c'è un po' la rosa corta in un campionato molto difficile dove c'è una partita da recuperare che è contro il Corticella, che è la squadra 21 di dicembre per la cronaca. È una squadra che sta rincorrendo, quindi non è una partita sicuramente facile. E poi soprattutto mi vorrei soffermare sul discorso degli arbitraggi che stanno penalizzando un po' decisamente questa squadra. Ed è chiaro che però anche gli arbitri, quando ti trovi in situazioni di classifica, ti trovi nella parte un po' bassa della classifica, tendono a regalarti sinceramente poco. Ma secondo te perché è presa di mira l'Argentina? Ma è chiaro, adesso non è che voglio entrare nel merito di quello che magari sono le cose che accadono la domenica, però sicuramente magari è penalizzata su dei fattori, magari anche, che ne so, magari che stai perdendo, c'è un rigore da darti, non te lo danno, oppure proprio perché negli ultimi anni viene da dei campionati che si è sempre salvata alla fine, non so con che metri di misura vadano in campo questi arbitri, perché sinceramente li vedo anch'io in categorie nettamente più basse, però ne combinano di cotte e di crude, lì non si capisce o che non c'è più la scuola di una volta, perché capisco tutto al contrario di tutto, però ci sono degli arbitraggi che penalizzano anche lo spettacolo di una partita. Adesso parliamo non deve di essere un alibi, speriamo un po' che Luca, nella seconda parte, mercato, come ha detto il mister, possa risollevarsi. La gente meglio. Mi chiede da casa le notizie di mercato, in particolare quelle che arrivano a te, perché so che hai le mani in pasta nel settore. Argentina chi prenderà? Argentina, sinceramente ho letto qualche nome proprio stamattina sui giornali, anche perché è un mesetto che non sento nessuno, neanche Davide, l'avevo contattato la settimana scorsa però non mi ha risposto, e sinceramente qualche giocatore può essere un attaccante, un centrocampista, ma qualche giocatore che possa dare una mano, visto considerato che ci sono tanti ragazzi, e sappiamo benissimo che i ragazzi, perché crescano bene, qualche sbaglio lo fanno, perché un ragazzo è giovane, visto, quindi bisogna lasciargli anche il tempo ermetico, che sbagliando visto che impara. Sei ermetico, mi giunge voce che qualche notiziola di mercato ce la regali tu con il tuo Castelbaldo Masi, con questo Giannone che abbiamo avuto ospite in trasmissione, che potrebbe essere un tuo giocatore, si sta allenando con voi dal Goro. Ma sinceramente anche il discorso di Giannone, che poi abbiamo avuto anche qua, giocatore essendo amico, ti dico poi le cose come stanno, essendo amico di Comolombani, che è un giocatore che io aveva chiesto se c'era disponibilità da parte nostra di venire nel nostro organico. È chiaro che il nostro organico è un organico dove fanno parte già parecchi giocatori, si era trovato un accordo inizialmente, solo che la società ha voluto già prendere altri giocatori per potenziarmi la squadra, e di conseguenza quando arrivano altri giocatori. Chi avete comprato, Luca? Noi abbiamo preso Visini, che è un difensore centrale della Wisland Dinara. Abbiamo preso Gian Paolo Boretti, che è un altro interno di centrocampo della Wisland Dinara. Abbiamo preso Migliorini, che è un altro interno di centrocampo dell'Oppeano. E poi abbiamo preso, che non voglio dimenticare nessuno, Yassin, che è un 97 del Delta Rovigo. Quindi sono arrivati questi quattro giocatori. È chiaro che potrebbe arrivare una punta importante nelle ultime ore, di conseguenza un po' il discorso Giannone è un po' difficile. Dopo. Mi fai finire però su Sant'Agostino. Dopo. Dopo Luca, grazie per queste prime anticipazioni, ci vediamo dopo la pubblicità. Ringrazio gli amici del CrossFit e del Fuori Porta per la nostra rubrica, e
faccio finire, do la parola a Luca, a Luca Albieri, per farlo finire il discorso su Eccellenza e per quanto riguarda proprio il Sant'Agostino. Deve risalire la china, sicuramente erano partiti con imperativi diversi di campionato e il risultato di ieri è un risultato molto, molto importante, però sinceramente ci aspettavamo tutti di vedere Sant'Agostino fra le prime posizioni di classifica. Lei, chiaro che stoccata di Luca Albieri, ci devono essere motivazioni al mille, perché sta facendo un campionato al di sotto delle aspettative. Voi per mille problematiche ti farai molti amici a Sant'Agostino, ma voltiamo pagina, vero Elisa? Vai con la rubrica risultati classifici. Vediamo che cosa è successo in promozione. Anzalavino con Selice 2-0, Sparta Castel Bolognese Gualdo Voghiera 0-0, Medicina Vadese Sole Luna 1-3, Mesola Casumaro 1-0, Reno Centese Porretta 3-1, Codifiume Casalecchio 1-4, Sampa Imola Lavezzola 5-1, Sesto Imolese Copparese 0-1. Vediamo la classifica. Sampa Imola 38, Casalecchio 34, Reno Centese 30, Anzalavino 30, Copparese 29, Portuense 27, Medicina 26, Gualdo Voghiera 26, Vadese Sole Luna, Lavezzola 24, Sparta Castel Bolognese 22, Codifiume 20, Sesto Imolese 18, Basca 17, Mesola 16, Conselice 14, Porretta 11, chiude il Casumaro a 6. Questa quindi la parte numerica di questa giornata di promozione Girone C, ma dovremo avere anche una telefonata fra poco di Graziano Quarella, il direttore generale del Gualdo Voghiera, per commentare anche un po' il cammino dei biancoazzurri, che adesso è un cammino abbastanza stabilizzato, è un po' a metà classifica, ma quello che chiedo alla regia quando è pronto di dirmelo, chiedo invece al nostro Luca Forlani, so che è sempre attento al mister, insomma, cosa ne pensi di questo Reno Centese? Reno Centese sta facendo il campionato che dovrebbe fare, perché dopo due anni dove hanno fatto ottimi campionati, ottimi risultati, hanno costruito dei giovani interessanti, quest'anno devono puntare veramente a entrare nei play-off. Quindi è in linea, secondo me, con i programmi iniziali. Ritengo che l'allenatore stia facendo bene, il direttore sportivo abbia lavorato bene, la società è seria, hanno tutto per fare... per fare un buon campionato, insomma. E invece la Copparese, dopo questa vittoria, anche lei in ottica playoff. Cosa ne pensi di un allenatore giovane come Luca Marzola? Allenatore giovane, sicuramente molto motivato, sta portando le sue motivazioni ai suoi giocatori. Quando un allenatore fa bene, si può solo parlare bene, non si può dire nient'altro. Lui sta facendo i punti, sta facendo giocare la squadra. Ha fatto molte vittorie, quindi è stata una scelta giusta. Per ora è stata una scelta giusta. Non riusciamo intanto a metterci in collegamento telefonico con Graziano Quarella. Chiedo solo ai tecnici di riprovare o in regia di provare fra qualche minuto, perché era interessante anche sentire il nostro amico Graziano sulla situazione in casa biancoazzurra. Intanto chiedo di nuovo a Luca cosa ne pensi invece del tuo amico Marco Ferrari, allenatore del Gualdo Voghiera, perché so che insomma siete in ottimi rapporti. Marco è un allenatore molto preparato. A livello tattico direi che sicuramente non è l'ultimo arrivato, quindi è molto molto preparato. Secondo me con l'organico che hanno stanno facendo un po' meno di quello che dovrebbero fare, però siamo solamente nella prima parte di campionato, quindi io credo che il Gualdo ha tutte le caratteristiche per arrivare ai play-off. Ritengo che con la rosa che sono riusciti a costruire l'obiettivo giusto è quello di arrivare ai play-off e giocarsela. Quindi secondo te è un po' sotto quello che ci si aspetterebbe dalla Gualdo? Ma c'è stata una pausa di un momento, di 4-5 partite che si può anche avere. Adesso l'importante è che riprendano il ritmo, che riprendano il gusto della vittoria, la voglia di vincere, e vedrai che arriveranno anche i punti.
No, niente, niente, va bene, lasciamo perdere invece la telefonata in diretta, vedo che non ha il cellulare spento, quindi Graziano, noi proveremo a sentirci in separata sede e a rinnovare l'appuntamento anche alla prossima settimana. Portuense invece non ha giocato ieri, Luca, però è una squadra che sta facendo bene e ieri doveva tra l'altro esordire anche Trombetta, un neoacquisto che mi dicono facente parte della scuderia di Lucio Buratti, che è arrivato grazie, ecco che vedo questo nome un po', ti fa un pochettino, non dico arrabbiare, però no, tipo, assolutamente. Ormai era il tuo presidente al tempi del comando. Sì, è stato. Però mi dicono che Trombetta è arrivato grazie alla sua intermediazione. Ma la Portuense è sempre molto attenta alle finestre di mercato. Spesso e volentieri prova, diciamo, a ricucire le varie situazioni che magari sono venute fuori non troppo bene dall'inizio. Io credo che la Portuense abbia veramente una rosa importante, addirittura da poter ambire al primo posto. Quindi credo che debba fare meglio, assolutamente debba fare meglio. Addirittura da primo posto. Invece cosa ne pensi del Mesola? Il Mesola che ha vinto il derby con Casumaro grazie alla gol di Finotti. Il Mesola ha gli stessi problemi che aveva l'anno scorso, più o meno la stessa classifica, non cambia tanto, adesso ha preso un giocatore che gli ha risolto due partite, quindi la finestra di mercato di dicembre è fondamentale per queste squadre qua, per avere più chance nel potersi salvare o nel potersi avvicinare al primo posto o ai primi posti, quindi sai, le seconde parti del campionato a volte sono completamente differenti. Ma qualcuno ti ha cercato, Luca, parlando anche di mercato Toto allenatori? C'è qualche sua realtà? Sei curioso, Penso che questo è il tuo periodo. Attenzione che mi dicono dalla regia che abbiamo in linea Graziano Quarella, il direttore generale del Gualdo Voghiera. Graziano, ci sei? Sì, pronto, eccomi. Ciao Graziano, aspetta che ti registro la nostra conversazione, che poi lo uso anche per fare un articolo, l'intervista, la classica intervista del martedì che uscirà sui giornali. Allora, sì. Graziano, come è andato questo pareggio? Come l'avete accolto? Ma è una partita che volevamo vincere, diciamo, però non ci siamo riusciti. Non siamo riusciti, una partita da 0-0, probabilmente potevamo far gol loro, un paio di occasioni loro, un paio di occasioni noi, però è finita 0-0, ecco, quindi risultato giusto, quindi giusto, sì, io sono obiettivo, quindi giusto, abbiamo fatto una traversa al 90esimo, quindi però loro hanno avuto modo di crearsi una grande occasione da gol 5 minuti prima. Con chi l'hai presa la traversa? Con Guerzoni. Con te è sempre un piacere anche parlare di mercato. Grazie. Graziano. Sì. Cosa mi devi chiedere? Dopo Pavesi, basta, rientrerà Fortini, che è un nostro tesserato che sta girando un po' di qua e un po' di là, ma vediamo di recuperarlo, diciamo, ecco. E no, noi siamo abbastanza a posto, ecco, come squadra, non è che ci manca chissà che cosa, ci mancherebbero un paio di giocatori per provare a arrivare a vincere il campionato oppure arrivare in zona playoff buona, però non abbiamo le possibilità, ecco, a livello economico. E Gerlinzoni lo diamo a Luca Albieri o rimane da voi? No, Gerlinzoni me lo chiedono tutti, ma non si muove, anche se ultimamente ha avuto dei grossi problemi che gli ha fatto abbassare il suo rendimento, diciamo, ecco. Anche ieri non ha fatto una grossa partita, poi è uscito anche Malconcio perché i difensori lo martavano. Ride Luca Albieri, attenzione che poi te lo frega, il mercato chiude il 17, attento a Luca, Graziano. Se non c'è la mia firma lui non si muove. Però ride fra i baffi, ride sotto i baffi. Sotto i babancelli neanche, allora c'è il pizzetto, è vero? Ah, non lo so, devi stare attento tu, Luca Albieri è tremendo in fase di mercato.
non vorrei averlo dalla parte opposta, ti dico la verità. Ma no, Luca Albieri è simpatico, dai, non è tremendo, dici così, è dici così sì. Finché, finché non è finito il mercato, dici così. Serve sempre il timbro dell'OS Goldo Voghieri in ogni caso, quindi sono tranquillo, ecco. E potrebbe avere un prezzo quel timbro, non lo so. Graziano, no, presto, se Pogba è andato al Manchester per 110 milioni di euro, la Juventus ha fatto senza, non so, quindi se paragoniamo Gerlinghi a Pogba, allora capisco. Prossimo avversario, Graziano, chi ti manca? Contro chi giocate la prossima domenica? Prossimo avversario, andiamo a Mesola, ripartiamo il ritorno. E niente, speriamo di fare bene, ecco, diciamo, così abbiamo già visto mai a finito il giorno d'andata, secondo me i valori sono saltati fuori, per come ho visto io le squadre, la classifica rispecchia totalmente, diciamo, i valori espressi dalle squadre e le potenzialità, quindi dopo ci sarà nel ritorno quella squadra che probabilmente farà un pelo meglio, un pelo peggio, ecco, però penso che il San Patrizio sia la squadra più, non so se più forte, però sicuramente quella che ha le potenzialità più grandi per vincere il campionato. Una squadra il San Paimola. Sì, San Paimola, ecco. Questa fusione. Io dico sempre San Patrizio, sì, perché c'è stata questa fusione, ma è così. Anche il Casalecchio è un'ottima squadra e occhio al Reno Centese. Occhio al Reno Centese, quindi tu lo vedi... Certo. Tu lo vedi fra quelle che... No, io invece dico occhio a Gualdo perché è una grande squadra, Graziano, e poi te la bava la bocca, quindi la tua squadra deve avere la tua bava la bocca che c'hai te, Graziano, perché potete fare un grande campionato, dai. Però sai, purtroppo non tutti i miei giocatori ce l'hanno, c'è anche questo perché non facciamo fatica a vincere in questo momento. Abbiamo perso un po' di umiltà che avevamo inizialmente, sì. Non è ancora la squadra che voglio, diciamo, che e questo sono un po' rammaricato, ecco. Però insomma, la nostra realtà è una realtà piccola che cosa vuoi mai? Essere lì, stare bene in promozione è già una cosa importante, ecco, diciamo. Va bene, il giorno di andata alle spalle, Graziano, sì. Voi dove potete arrivare? Secondo me la nostra squadra può arrivare ai playoff, può arrivare, perché adesso è arrivato Pavesi, ha dato solidità al centrocampo, è due partite che non prendiamo gol, non è un caso, è rientrato Bolognesi, e quindi non è un caso quando si fanno, arrivano certi giocatori, ecco, che poi dopo arrivano anche certe situazioni. Purtroppo adesso non facciamo gol, una squadra che faceva due gol a partite più, adesso non fa più gol. Ferlinzoni sono sei domeniche che non fa gol. Giardì mi sembra l'ombra del giocatore che io ho visto, che vedevo all'inizio del campionato. Vediamo di risolvere queste cose. Hai detto cose importanti, vediamo. Insomma, anche Giardì non è più decisivo. Ma io devo dire le cose come stanno. Ti ringrazio per questo, ci mancherebbe. Che se vedono la trasmissione o sentono che devono mettersi un po' d'attorno, ecco, per cercare di dare di più. Chiaro, io lo dico apposta, non è che io faccio. Noi siamo felici di esserti utile in questo. Aspetta, che Luca ha una domanda prima di salutarti. Graziano, volevo dirti che domenica il derby a Mesola è una partita molto, molto dura, lo sai, vero? Ma esatto, il Mesola è già due partite che vince, probabilmente avrà fatto anche qualche cambio, probabilmente avrà trovato un po' una quadratura giusta, ma noi ne siamo consapevoli di questo. E quindi noi andiamo là a fare la nostra partita, sappiamo di essere alla loro altezza e quindi non abbiamo paura. C'è anche questo Finotti che sta giocando molto bene. È entrato subito nell'ambiente con un buon impatto. C'è il Bisonte Finotti domenica che ti vuole far gol, Graziano. Ma noi abbiamo Vecchiettini e Bolognesi che lo fermeranno, quindi in bocca al lupo per domenica, paura. Graziano. Grazie. Bocca al lupo, Graziano, ciao. Grazie. Se abbiamo tempo, direi anche il re dei bomber. Chiedo alla regia se ci manda la grafica per lanciare anche la nostra rubrica. Abbiamo parlato di Finotti, uno dei giocatori che si sta mettendo in luce. Vorrei vedere anche se riusciamo a farli vedere tutti. Eccoli qua, grazie mille alla regia. Prego Elisa. Vediamo Martelli del Gallo 12, Marongio della Copparese 11,
Fuganza del Reno Centese 7, a 7 abbiamo anche Giardì del Gualdo Voghiera, Achimi del Consandolo, Zinni del Reno Centese, passiamo a 6, Maestri del Gualdo Voghiera, Correggiari 12 Morelli, Conte della Portuense, Burnelli Reno Centese, passiamo a 5, Tumulo dell'Argentana, Carapici Codifiume, Codignola, Giuriola, Farinelli, Fagnoluolo, Evali e Pareschi. Perfetto, del 12 Morelli, Bomber Pareschi. Fermiamoci un attimo. Ci fermiamo, a tra poco. Cittadella. Una carica di energia per i nostri ospiti, Caffè Crifi Ferrara. Cittadella. Prego. Modena. Oh, grazie. Cosa ha fatto Cevinini? Grazie Elisa per questo omaggio ai nostri ospiti che sicuramente gradiranno, si faranno una bella tazza di caffè ricordando la loro ospitata a professione dilettanti. Ma vediamo cosa è successo anche in prima categoria con l'aiuto della grafica. Vediamo i risultati. Berra Ricci Francesco 3-0, Bevi Laquese Bentivoglio 0-3, Consandolo Funo 1-3, Massese Galeazza 1-0, Reno Nuova Aurora 4-1, San Carlo Codigorese 3-0, 12 Morelli Gallo 1-1. Vediamo la classifica. Galeazza 30, Molinella 28, 27 per Reno e Massese, 24 Bentivoglio, Gallo 23, Berra 18, San Carlo 16, Bevi Laquese 15, Codigorese 12 Morelli 14, Funo 11, Goro 8, Consandolo 6, Nuova Aurora 5. È proprio Centese 0. E Centese ormai, che non c'è più, è fuori, si è ritirata dal campionato, è proprio il Goro che ha cambiato allenatore, si è congedato da mister Tarantino e ha affidato la panchina al suo Vince, ma si parla di Camatarri come probabile sostituto. Ma adesso torniamo a parlare di Frutteti, ma prima di parlare ancora con Massimiliano Mammini, vediamo un video che vi riguarda, siamo venuti a trovarvi proprio in via del Salice. Prego dalla regia. Vediamo uno dei primi gol, questi sono i ragazzi appunto gli universitari che stanno partecipando in via Gramicia a questo bellissimo campionato e non torneo, mi raccomando. Ma adesso, come vi avevo anticipato, vediamo il video che riguarda il settore giovanile del Frutteti. Prego dalla regia. Come mai la passione per il calcio proprio? Perché ho mio fratello che gioca a calcio e allora mi ha trasmesso l'emozione, la passione del calcio. Ma te l'aspettavi quel colpo di tacco? Sì, perché gli avevo detto ci sono, allora me l'ha data. Ah, quindi uno schema provato, vi conoscete? Sì, sì. Sì, sì, l'abbiamo provato più volte in allenamento e cerchiamo di farlo anche in partitella e anche in partita. Il tuo giocatore preferito? Mio fratello. Questo era il gol dell'1-0. Ragazzi, come finirà questa partita? Vinciamo noi sicuramente. Quanti gol prometti di fare in questa serata? Molti. Allora siamo 1-1, chi vincerà questa partita? I tuoi avversari hanno detto che sarà una passeggiata. Ma per me è una partita equilibrata, soprattutto perché ci sono difensori bravi in tutte e due le squadre, centrocampisti e attaccanti. Anche a te, siamo 1-1, come vedi questa partita? Un po' difficile. Ma tu sei un attaccante o un centrocampista? Io sono un difensore. Un difensore con quel destro lì, ma magari l'allenatore si è sbagliato. No. Luca, ti abbiamo visto in difficoltà lì con l'uomo, non riuscivi a andargli via. Sì, perché non sono tanto veloce e molti dell'altra squadra sono molto veloci. Ah, devo allenarmi per diventare sempre più veloce. I pesi nelle gambe, nelle mani, di tutto. Che ruolo hai? È alto a sinistra. Esterno alto sinistro, quindi un giovane Garrincia. Sai chi era Garrincia?
No. Quindi a 11 anni un fisico da bodybuilder per diventare super veloce, abbiamo capito bene? Sì. Qual è il tuo giocatore preferito? Stefano Sciaraui. Tre tiri, uno più bello dell'altro, il primo è stato tuo, cosa ti aspettavi? Te l'ha parato? È stato tiro più di precisione, di potenza. Una gran parata anche sul tuo, tu eri pronto lì, perché come facevi a sapere che la palla sarebbe arrivata lì? Era... Istinto? No. Assist e gol! Mi sono fermato sul fondo linea e l'ho messa in mezzo a lui che l'ha messa dentro. Sì, a me mi è bastato spingerla un po' ed è entrata. Uova crude per diventare più forti? Io sì, io le mangio. No, l'uovo crude non le mangio veramente. Anche tu invece, preferisci fare gol o passare o dare la palla giusta al compagno? Passarla giusta al compagno, perché così si può giocare tutti. Sei altruista quindi? Sì. Pensi di essere altruista anche nella vita di tutti i giorni, con gli amici, con i compagni di scuola? No. E come mai? È strana questa cosa? Non lo so, mio papà e mia mamma mi hanno fatto così. Chi è che vuole diventare un grande calciatore? Io. Da nessuno, nessuno vuole fare il guardaline. Quanto è importante il talento? Tanto. Ma abbastanza. Oltre al talento anche un pizzico di fortuna, poi... Per me sì, per i portieri sì, ce ne vuole anche tanta di fortuna. Non bisogna diventare anche belli grandi, forti, mangiare bene, mangiare uova crude? No, io non, come ho detto prima non le mangio le uova crude. Cosa ne pensate degli arbitri? Comprati. No dai, comprati. Perfetto ragazzi, salutate allora gli amici di Telestense. Venite a Frutteti. Evviva! Ha fatto lo scavetto? Perché avevo l'avversario davanti, non sapevo come superarlo per passarla a Giovanni, e ho fatto lo scavetto e ho fatto gol. Dovrei essere molto difficile come gesto tecnico, lo fanno Totti, tu e pochi altri. È stato molto bravo. Abbiamo visto che hai provato anche a scartare l'uomo, non ne voleva sapere di spostarsi. No. Qualche gelosia, qualche invidia, c'è qualche momento in cui dici con quello lì non vorrei giocare? A me piace sempre giocare con tutti gli altri e devo dire anche un'altra cosa. Se mi stai guardando Luca Fichera, questo è per te. È andata, non molto bene perché abbiamo perso, però credo che abbiamo giocato bene. Siamo stati un po' troppo in attacco forse, abbiamo puntato solo all'attacco. Ragazzi, com'è andata questa partita? Bene, bene. 5-2. Dopo una vittoria del genere si può soltanto festeggiare. Sì, dobbiamo essere contenti, però è solo un'amichevole. Dobbiamo vincere nelle partite, anche nelle amichevoli, però soprattutto nelle partite più importanti. Dico che è stato tu in campo, sei quello dello scavetto. Ah, sì. Cosa vi prepara la mamma per festeggiare? Ah, non lo so. Adesso vedremo quando torniamo a casa. Una bella torta. Non penso. Anche quest'anno il progetto Mondo Piccolo, voluto dall'associazione Pro Art, dopo il successo dell'iniziativa portata a compimento nel 2016, viene riproposto, ampliato di nuove sezioni di lavoro anche per il 2017. La scorsa edizione, svoltasi principalmente nelle realtà di Copparo, Ostellato e Fiscaglia, si è caratterizzata per il grande successo di partecipazione al concorso Il Mondo che Vorrei, che ha visto la partecipazione di centinaia di ragazzi con le loro famiglie. Pro Art intende proporre una nuova iniziativa
un'iniziativa per il 2017 dedicata essenzialmente al mondo della preadolescenza attraverso la creazione di punti d'ascolto scolastici per genitori e docenti delle scuole elementari, arrivando a toccare ed interessare tutta la provincia di Ferrara. Il progetto coinvolgerà un'equipe di esperti del settore educativo, tecnici del settore della comunicazione, nonché medici e psicologi, per affrontare problematiche come il cyberbullismo, anoressia, bulimia, disagio scolastico ed altre ancora che riguardano il mondo dell'infanzia, adolescenza e preadolescenza. Il gruppo ha deciso di strutturarsi per documentare in live action direttamente sul campo le paure, i dubbi e le domande che riguardano il mondo, mondi dei bambini e degli adulti, il rapporto tra figli e genitori, scuola e famiglia, ricercando e ricreando le occasioni nelle quali adulti e bambini possano interagire in gruppo, confrontarsi e soprattutto comunicare. Tale progetto, che al momento non prevede alcun finanziamento da parte di enti pubblici, dovrà comunque trovare sostegno economico per la sua realizzazione. Ciò comporterà il reperimento di opportune risorse economiche attraverso donazioni private, ma soprattutto sponsorizzazioni da parte di aziende. Aziende che con il loro sostegno economico vedano in questa iniziativa un valore sociale che le faccia sentire parte di un progetto mirato, dalle importanti ricadute sociali come marketing benefico per una buona causa, e che veda l'azienda divenire protagonista visibile attraverso la pubblicità del successo dell'iniziativa. Per tutti coloro che intendono avere informazioni più dettagliate e partecipare al concorso Il Mondo che Vorrei, possono collegarsi al sito www.progettomondopiccolo.it e potete seguire il progetto anche su Facebook. Grazie, grazie Elisa. Tutto questo è il progetto che è partito dalla Frutteti. Un po' lungo, chiederò agli amici di provare di essere un po' più sintetici nei loro comunicati, no, mamma, se no è tutta una lettura, sembra di essere sembra di ascoltare un'omelia. Amici da Proart, grazie mille, ma più sintetici la prossima volta. Mamma, settore giovanile del Frutteti, se è un grande settore giovanile, che cosa state facendo, come state costruendo adesso la nuova realtà del calcio ferrarese? No, volevo spendere due parole per Mondo Piccolo, perché è ha dei buoni intenti, e soprattutto nel settore giovanile, in queste fasce d'età che vanno dai 10 ai 13 anni, ci possono essere, non dico che siano tutti così, ma ci sono delle difficoltà a relazionare genitori e bambini. Quindi quando è stata proposta questa iniziativa, ho accettato di buon grado subito. E il settore giovanile dei Frutteti è una realtà importante per la nostra città, perché siamo praticamente dentro le mura cittadine, quasi possiamo dire, ha una struttura importante dove ci sono 4 spogliatoi, ci sono 2 campi regolari per giocare le partite, cioè abbiamo dei campi più piccoli dove far giocare anche i bambini, diciamo, della scuola calcio, dei primi calci. E ci sono attualmente circa 110 iscritti e speriamo nel prossimo futuro di poter incrementare anche questa numerica. Ancora più, in pratica, poi ricordiamo, tu sei lì solo da 2 mesi. Io sono appena arrivato, esatto, sono più entri in casa. Sono arrivato da pochissimo. Però sei un bel testimone, insomma, diciamo, esatto. Cioè, Massimiliano Mamini, insomma, ce ne fossero, senza nulla togliere a tutti gli altri, però è davvero un grande Massimiliano Mamini. Andiamo avanti con le nostre rubriche, vediamo la top 11 di Elisa, in collaborazione ancora, poi fra poco sarà tutta tua. Vai con la grafica. Vediamo la prossima. Eccola qui. Benini del Berra, Domi, 12 Morelli, Ambrosini del Sant'Agostino, Secchieri del Gualdo Voghiera, Bertasi del Berra, Pignati, Reno Centese, Letizia Gallo, Merighi, Sant'Agostino, Colino, Reno Centese, Belfiore, San Carlo e Neffati della Copparese. Grazie mille, questa era la top 11. Vediamo se abbiamo anche il selfie della settimana. Chiedo sempre aiuto agli amici della regia. La Nuova Aurora si è radunata la settimana scorsa, venerdì, per fare una, ecco, la cena di ritrovo, 30 anni di Nuova Aurora e tutti i suoi protagonisti, tutti assieme a cena venerdì 8 dicembre. Non vedo gatti, non vedo. Ma ce n'erano tanti, questa è una delle tante foto che mi hanno mandato, però vedo mister Parpaia, non vedo neanche Bubba Gavioli, erano tutti presenti, insomma. Ma vedo Bellodi invece, il primo con il maglione bianco, col maglione chiaro, e Bubba Gavioli sotto. Dov'è?
E Buba Gavioli lo salutiamo, ne approfittiamo per salutarlo. Siamo davvero in chiusura, grazie a tutti per averci seguito. Stretta di mano, Luca, se no si arrabbiano gli amici che ci guardano da casa se non facciamo il nostro congedo come di consueto. Finisce qui, ci vediamo la settimana prossima, vero Elisa? Fra 7 giorni. E replica il martedì sera. E replica il martedì sera. Grazie a tutti, fra 7 giorni di nuovo, professione dilettanti. Continuate a seguirci.